Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, sono fuori con Tommy che mi tira come un pitbull, non come un maltesino. È tremendo. E niente, adesso andiamo a fare un po' di spesa e dopo, se vi va, vi faccio vedere lo svuota la spesa. Ed eccoci ragazze, lì c'è il mio maritino. Ciao! Oh, ho detto ciao! Stiamo andando a fare colazione. Dopo magari vi faccio vedere anche le cosine buone che ha questa pasticceria, che è favolosa. E poi oggi due o tre giri, sicuramente andremo a vedere la macchinetta nuova del caffè. Lui è contentissimo. Poi se la prendiamo ve la faccio vedere ovviamente. A dopo. Dunque, da Ticotà ho trovato questi pannetti. Era una vita che li volevo acquistare perché sono molto utili, perché molte volte ci dimentichiamo dove l'abbiamo utilizzato, e quindi il bello di questi panni è che in ogni pannetto c'è scritto dove si può utilizzare, quindi uno nel bagno, questo arancione nella cucina, questo azzurro per i vetri, l'acciaio e i mobili. Questo set l'ho trovato a 3,99 euro. Poi ho preso, cioè, mio marito ha preso per lui il burro cacao della Neutrogena. Lui si trova molto bene con questo, e questo qui abbiamo speso 3,95 euro. Poi, andando avanti, ho preso un pacco di sacchi per l'immondizia, questi i miei soliti, io prendo sempre questi con i laccetti, misura 85x110. Poi eccolo qui il famoso, diciamo, panno che mi chiedete spessissimo, è quello che uso nella cucina, e molti di voi mi stanno chiedendo dove lo potevano trovare e che ditta fosse. Allora, si trova al Ticotà, la ditta è questa, Aquam, e viene 1,40 euro. Ragazzi, io con questo mi trovo benissimo, ne acquisto anche degli altri, ma con questo io mi trovo stra bene. Come ultima cosa, ho acquistato questo, 9,90 euro, un siero alla retinolo. Questo qui è un concentrato riparatore per la notte, stimola il rinnovamento epidermico, accelera la riparazione notturna e uniforma, illumina e perfeziona. Lo provo e poi vi faccio sapere. Allora ragazze, bentornate, perché oggi è lunedì e quindi è il giorno dopo a quello che avete visto prima nelle clip. Dunque, io vado a lavorare per le 11, sono le 9 e 5 minuti, sto finendo in questo momento di preparare da mangiare, mi sono vestita, mi sono lavata, mi sono truccata, un trucco diciamo abbastanza semplice, nel senso che non ho messo fondotinta, ho messo solo un po' di terra e gli occhini un po' truccati. Mi sono fatta il riso che avete visto nello svuota la pesta, nello svuota la spesa. Ho fatto il riso con la zucca, vi faccio vedere, l'ho già preparato e messo nella ciotola per il lavoro, lo sto facendo raffreddare e poi lo chiudo. Qui invece c'è una borsina dove c'è scritto Nespresso, ma all'interno non c'è mica Nespresso. Ci sono i miei panni, cioè la mia divisa da lavoro. E invece no, ho acquistato ieri, ce l'abbiamo fatta, non vi dico,
abbiamo girato la Romagna. Allora, prima siamo andati all'Unieuro qui nella mia città e avevamo visto un'offerta della Nespresso, dove acquistando la macchinetta, e c'era solo nera o rossa, a un prezzo di 59 euro vi davano un buono sconto di 25 euro per acquistare le capsule o cialde o capsule, mi sbaglio sempre. Quindi si acquistavano le capsule e ti scontavano 25 euro. Però io la volevo bianca e bianca sul sito online me la dava disponibile. E invece le promoter che erano lì mi dicevano no, guarda, le fanno solo nere o rosse. Allora noi, non credendoci, siamo andati a Faenza. Siamo andati a Faenza, aspettiamo la promoter che doveva arrivare alle 2, quindi abbiamo aspettato circa un 20 minuti. Arriva la promoter, lei gentilissima, mi dice guardate, io so che esiste solo nera o rossa, però comunque io le ho terminate entrambe perché l'offerta che c'era era veramente ottima, 59 euro più 25 euro di buono spesa per le cialde, le ho finite tutte. Allora cosa facciamo? Andiamo all'Espresso. Abbiamo detto, vuoi che l'Espresso non abbia la macchinetta bianca? Andiamo a Savignano sul Rubicone, che dista una mezz'oretta, noi ci andiamo spesso, all'Espresso, andiamo all'Espresso, a parte che costava 65 euro la macchinetta, non davano i 25 euro di buono sconto sulle cialde, e lei, la ragazza, ha guardato nel suo sito, ovvio, ha detto che bianca non la facevano. Allora abbiamo detto, non la stiamo a prendere qui perché vabbè 10 euro che comunque l'avremmo risparmiati con la benzina, però non ci davano i 25 euro di buono delle cialde. Allora siamo ritornati da noi, siamo andati di nuovo all'Unieuro, la ragazza, la promoter, ci era attaccata, le poverine, io capisco che loro devono vendere, però quando iniziano a diventare un po' arroganti mi danno fastidio. Allora abbiamo detto, guarda, noi prendiamo da soli la macchinetta, non stiamo a fare l'ordine delle cialde online perché andiamo direttamente a Savignano, visto che vogliamo fare, ogni tanto facciamo un giro. E così abbiamo fatto, abbiamo comprato la macchinetta, ieri siamo andati a Savignano a prendere le cialde, ma lì, cavoli, quando siamo stati lì, il ragazzo, ah, vi faccio l'offerta, 15 cartoncini e vi faccio 25 euro di sconto, in più prendendone 15 ci sono altri 4 euro di sconto e in più vi regalo un sedicesimo pacco, quindi erano 15 più 1, 16. Come differenza sono 35 euro. Cavolo, ok, 15 stick, in poche parole sono 150 cialde più altre 10 che ci è andato in omaggio, sono 160 cialde. Abbiamo detto vabbè, per 2-3 mesi siamo a posto. Abbiamo iniziato a ragionare in quel modo lì, perché se no, cioè, ottima, la qualità dell'Anespresso in cialde è ottima. Comunque, adesso vi faccio vedere la macchinetta. Allora, però, prima di farvi vedere la macchinetta, devo fare dei saluti. Ormai è diventata una mia abitudine, perché mi fa molto piacere. Dunque, saluto delle persone speciali, ripeto, siete tutte speciali per me, veramente, forse sarò ripetitiva, sarò monotona, ma per me è così. Allora, saluto Federica Bio, a cui mando un bacio grandissimo, ciao tesoro. Saluto Susanna Ungari, ciao Stellina. Saluto Anna Rita la gatta, perché è stata favolosa, gentilissima, che mi ha mandato sotto l'ultimo video, quello dello svuota la spesa, una ricetta per la pizza al bacio, che farò sicuramente, poi ti farò sapere. Poi saluto una donna stupenda, anche lei, che è Carlotta Nasello. Ciao tesoro mio, sei speciale anche tu, lo sai, te lo dico spesso. Poi saluto Maria Carmela Carrieri, ciao tesoro. E saluto con un pensiero un po' più speciale, permettetemelo, perché è una cosa che sappiamo io e lei, Augusta Aguzzi. Ti mando un bacio grande e
Niente, vi volevo salutare queste persone, ma vi ricordo che vi saluterò tutte, tutte, tutte. È una promessa che vi ho fatto anche l'altra volta, perché per me siete speciali, perché vi meritate questo ed altro. Allora, vi faccio vedere la macchinetta. Quella lì è una maglia di mia figlia che sta finendo di asciugarsi, quindi fate finta di niente. Allora, questa è la macchinetta. Eccola qui, è la Nespresso. Alla fine l'ho voluta prendere nera perché rossa nella mia cucina non c'entrava nulla. Avrei preferito prenderla bianca, però tra le due ho dovuto prendere questa. Adesso è così aperta perché l'ho appena lavata, l'abbiamo già utilizzata, il caffè è ottimo. L'ho lavata e la tengo, anche se è forata, la tengo così per farla asciugare meglio. Allora, qui si mettono le capsule e per farla funzionare si abbassa questa levetta. Per accenderla basta spingere uno dei due pulsanti e una volta che smette di lampeggiare è pronta. Poi, come porta capsule, ho questo qui. Allora, questo ce l'avevo già, perché io quella macchinetta, però livello migliore, diciamo, era anche un po' più costosa, l'avevamo già, dopo si era rotta, abbiamo preso quella verde e avevamo acquistato questo portacialde. Per fortuna che mio marito non lo ha buttato, quindi adesso ci è tornato utile. Qui ci sono le varie cialde. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che all'interno, quando acquistate la macchinetta, c'erano anche 19 di queste capsule miste, quindi ottimo. Quindi abbiamo preso questo porta capsule. Vi faccio vedere adesso momentaneamente tutte le capsule che abbiamo preso. Allora, le abbiamo messe qui, ma devo spostare il tutto. Vedete, ci sono tutte le capsule all'interno, sono nei loro porta capsule di carta, e in più ci hanno lasciato questa confezione per poter mettere le capsule utilizzate e portargliele indietro, così le smaltiscono loro. Allora, poi ho cambiato, ma devo ancora finire, lo spazio colazione. Allora, lì ho messo il mio macchinino per fare il cappuccino e qui ho messo questi due barattoli di vetro, anche questi li avevo già. Allora, notate che c'è in entrambi i cereali, ma questo qui dovrò andare a cambiarlo e mettergli i biscotti. Allora, qui ho messo i biscotti e qui i cereali, questi sono quelli senza glutine. Questi due barattolini qui li dovrò togliere. Allora, come avete visto dalle clip di prima, ieri abbiamo fatto un giro da Maison du Monde, da casa, ma non abbiamo trovato i barattoli che volevo io. Li volevo un bianco con delle scritte nere, o se no vedo di trovarli trasparenti. E poi queste etichette, se vi chiedete dove le abbiamo presi, io le ho presi online, altrimenti li trovate anche dai cinesi, almeno io li ho viste anche dai cinesi. Quindi quelli sicuramente faremo un ordine online per vedere di trovare quelli che voglio allora, io. Allora ragazzi, la macchinetta, scusate, questa è la carta, è il cartone dove c'era all'interno la macchinetta, l'abbiamo svuotata e ho un po' di immondizia che devo buttare. Allora, la caffettiera, la macchina per il caffè è questa della Nespresso, l'Inissia si chiama, e c'è appunto nera o rossa, e all'interno ci sono le capsule, vedete? Questo mix di capsule, no, scusate, ce ne sono 14, non 19, ce ne sono 14 all'interno miste, quindi dal nostro punto di vista l'offerta era veramente buona ed è della De'Longhi. E niente ragazze, adesso vado a finire di prepararmi, anzi adesso voglio lavare i pennelli perché mi sono truccata. Che bella luce! E ogni volta che mi trucco io pulisco i pennelli perché mi dà fastidio lasciarli sporchi. Quindi li pulisco insieme a voi. Allora ragazze, per lavare i miei pennelli, vedete questi qui che ho utilizzato ieri e oggi, io vado ad utilizzare il sapone di Marsiglia e questo attrezzino in plastica, in gomma, che io ho acquistato dai cinesi. Quindi vado a far scendere un po' di acqua calda, bagno la mia saponetta e poi prendo il pennello, lo passo e infine lo strofino su questa spazzolina e poi sciacquo. Faccio vedere,
e mi vengono così. Poi li strizzo e cerco di metterli ad asciugare all'aria aperta. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere anche l'outfit perché vedo che vi piace tantissimo, io sono contenta. Ricordate, sono sempre cose molto semplici, non è che io spendo delle cifre esagerate, come vi ho già detto negli altri video. Ad esempio anche questa maglia penso che ce l'avrò da un paio d'anni, mi trovo ancora bene, finché il tessuto non si rovina io le utilizzo. Anche perché adesso vado a lavorare e alle 10:40 parto ed esco stasera alle 7. Quindi vado nello studio, mi cambio perché metto la divisa da lavoro e quindi sono cose semplici. Vi dico la verità, il pantalone l'ho indossato ieri e sinceramente metterlo da lavare mi scoccia. Invece la maglia, per quanto sia le maglie, me le cambio anche tutti i giorni. Vi faccio vedere come sono vestita. Eccomi qua. Allora, ho messo questa maglia che vi ripeto, non so se ve l'ho detto prima, avrà un paio di anni. È una maglia in cotone, vedete, con questo motivo davanti, un cotone, non lo so, e con questo motivo davanti, molto carino, sì, si allarga un po' troppo, però cerco di tirarlo, e dietro è molto semplice, ha il collo così tondo, anche se io non amo molto i colli tondi, a me piacciono un po' più a punta. Però va bene, anche perché io uso sempre la sciarpa, perché soffrendo di cervicale ho bisogno di tenere questa parte dietro al caldo. Vi faccio vedere i pantaloni. Allora, i pantaloni sono dei pantaloni verde, color verde militare. Sono dei jeans, così, sempre di una stoffa che si allarga, elasticizzata, perché a me quelle cose molto molto aderenti non mi piacciono. E vi faccio vedere come sono fatti, perché sono un po' particolari. Ragazzi, ho cambiato postazione perché altrimenti non si vedeva nulla. Allora, i pantaloni sono così, vedete, sono rotti e proprio nascono proprio così, anche se a me non si vede perché essendo nana si chiudono, come potete ben vedere, e non è che mi piacciono tantissimo perché fanno questo motivino qui. Però ecco, li sfrutto per andare al lavoro, perché tanto so che dopo me li tolgo e quindi li sfrutto così. Vi faccio vedere le scarpe. Allora, le scarpe so che a nessuno piaceranno. Queste ce le ho da un paio di anni. Sono degli stivaletti alti, hanno l'alzatina all'interno, hanno il pelo e questi si possono anche alzare, sono così. Io li adoro perché, a parte che mi alzano un pochino, e poi sono molto caldi, quindi nel periodo invernale io li trovo pazzeschi, perché io sono freddolosa, poi nei piedi, i piedi mi si ghiacciano proprio, sembra che la circolazione non, cioè il sangue da lì non passi, e quindi ho bisogno proprio di scarpe molto molto calde. Perfetto ragazze, lui fa parte di me ormai, deve stare lì, deve stare lì. Comunque ragazze, io concludo qui il vlog di questi due giorni, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi strappato un sorriso, è quello che mi auguro più di ogni altra cosa, e vi auguro un buon inizio settimana, teniamo duro, passerà anche questo lunedì, e come sempre vi saluto, vi mando un bacio grande 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 grande, e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao tesore!